Dai, la salamandrina. Magia erba. Sto gioco, la soppressione che ti cambia la direzione dei proiettili era una delle cose che odiavo di più. Sta ancora uno lì in mezzo. Però se lo faranno sicuramente, visto quanti sono. Boh, praticamente siamo allo spawn. Bisogna andare verso B. Allora, qua ne piazzo un paio così. Se qualcuno uscì da dentro, fa un salto della Madonna. Ehi là là. Madonna, che bello che era sto fucile comunque. Era uno dei miei preferiti quando erano uscite le versioni petrol. Un po' dopo, un po' avanti nel gioco. Questo qua, la risaca petrol. Eccolo lì che ci è andato a finire dentro. Mi sa che l'ha fatto esplodere te due anche, quelle che avevo piazzato. Belli. Attenzione al medico. Ui là là. Primo resto della partita. Top medici anche su Battlefield 1. No, serio? Ciao. Bellissima animazione di ricarica che aveva Star. E... questo è quello di prima, sto qua, quello che avevo preso lungo anche prima. C'è un cecchino là in fondo. Fermo ad aspettare, era. Assistenza buona. Che so, gara di tuffi. Peccato. Vabbè dai, andiamo verso A. Granatina. Ottimo. Ehi là là. Questo non lo vedevo però. Quello spottino. Oddio, non me lo ricordavo rossa la coperta sopra sti cosi, me la ricordavo tipo verde. No, dai. Ce n'è ancora uno. Se esce fuori un centimetro... Grazie. Da! La Madonna la dovevamo aver preso. Ancora?
Ma sta citando sto qua. GG, cheater game. Oh cazzo, allora abbiamo il cheater in game. Abbiamo il cheater in game. Già. Fantastico. Vabbè ragazzi, niente. Bello, bello, prima partita subito, così. Come l'altra volta, qualche mese fa, stesso discorso. Appena entrato, cheater. Stessa mappa, peraltro. 53-0. Vabbè, dai, niente. Usciamo. Questa, ragazzi, è la mia mappa preferita. Ce n'erano altre che mi erano piaciute, Passchendaele, c'era San Quintino, Amiens, però... Andiamo con l'individuatore, ragazzi, dai. Questo qua era buono perché era automatico, potevi farlo sparare anche automatico. Un po' meno preciso, forse, dell'825, caricatore esteso. Comunque si vede proprio che i colori sono diversi da Battlefield 5, sono più spenti, sono più un po' storici. No vabbè, ma seriamente uno... Ma si può iniziare la partita che sei già lì così? Ma si può? È appena iniziata la partita, ragazzi, è ora iniziata. Guardalo. E sta lì anche, non si muove. Ora spona l'amico e si mette lì anche... Madonna mia, che gente. Che gente. Aspetta un secondo che se riesco a beccarli li faccio fuori, sti qua. No, sto qua era a supporto. Ormai c'è troppa gente qua sotto. Beh, lì potevi aspettare un secondo in più tu, eh? Porco due, quelli che skippano. C'hanno fretta, o li resti subito o skippano. Sono dietro la... Sono anche un po', almeno tre. A me piacerebbe adesso farci il giro dietro, li passo da sinistra e me li becco da dietro, sì qua. Basta? Vergognati. Questi qua giocano a supporto di Battlefield 5, quello lì. Rischiamo. Beh, lì non sono entrati la metà dei colpi. Mi sembra strano di averli mancati tutti, eh. Peraltro era un problema ora che mi ricordo di quest'arma. Questa era meno precisa dell'825, come dicevo prima. E effettivamente si nota che ogni tanto dei colpi li perde, c'è poco da fare. Facciamo giro dall'altra parte. Madonna quanta gente che c'è qua. Allora, calma. In queste situazioni bisogna giocarsela tranquilli perché sti fai prendere la foga. Che ne vedi tanti e loro non ti hanno ancora visto. Perché prima o poi ti vedono, però se ti butti là in mezzo con la foga è finita. Dai cazzo. Sì, comunque sto beccando questo qua sopra. Sto beccando della gente con un sesto senso incredibile. C'è ancora uno qua dietro.
Qua sotto è pieno adesso. Guardali. Vabbè, modello 10 a base. Ce n'è uno qua dietro. No, no, non lo vedevo. Automatico. Ah, peccato. Ne uno qua dietro. T'ho visto. Madonna, che smirata incredibile. Perfetto. Flamiera sto qua. Non mi ricordo quanti colpi servono per buttarlo giù. Più o meno, ma mi sembra un bel po' qui, eh. Ora mi viene a prendere. Perfetto. Ah, madonna. Ah, peccato, non sono riuscito a salvarlo. Dove. Benché poteva anche non spawnare che arrivavo, però. Là. È pieno qua dietro. E vabbè, annihilator il Thompson. Stanno facendo il giro da dietro, stanno facendo 4 questi, quindi non se ne accorge nessuno, eh. Adesso non ho idea se sono già passati questi o se sono ancora là dietro. Guarda che tiriamo su sto qui. Vabbè, skippano tutti, eh. È ancora lì la gente. Basta non avere gente dietro, andiamo a farceli. Puttana, ho fatto malissimo sto qua. Ne ho ancora uno là in mezzo. Ah, ok. Sembrava sdraiato. Adesso c'è tipo un cecchino in fondo. Bisogna riuscire a passare dalla parte destra qua. Vivi possibilmente. È veramente diversa la scivolata in sto gioco. È un po' più legnosa di quella di Battlefield 5. Soprattutto ti rallenta dopo che l'hai fatto. Vedi, vedi? Mo' li prendi da dietro. Non se l'aspettano. Qua in sto game, come ho detto prima, mi sembra che c'è un sesto senso incredibile. No, mi sparano da dietro pure. Abbiamo fatto, fantastico. Tieni il pacchettino. Arco 2. Dai. Belin. Comunque a livello di skin anche
Sto gioco dà il giro a Battlefield 5, eh? Come skin delle armi. Adesso Battlefield 5 ce ne sono veramente poche, sono tutte uguali. La prima che ti danno, quella verde, fa veramente cagare. Quella blu anche. Quella d'oro è uguale per tutte. Beh lì, ma non entra nei colpi però, eh. E che cazzo, cioè, non mi sembra di aver smirato qua. Non entra nei colpi. Vabbè. C'è uno qua dietro subito. Che cazzo è? No. Boom, è arrivato un momento in cui non me ne va bene una, praticamente. Attenzione, il treno. Madonna, come dura la mira dalla torretta. Aspetta un attimo. Sì, però dovresti anche muoverti con sto treno, eh. Io non lo so. Me li ricordo quelli che prendevano il treno e rimanevano fermi allo spawn, che facevano incazzare tutti, giustamente. Porco due! C'era un cecchino laggiù in fondo. Spawn un po' su questi qua che stanno facendo il giro corretto, almeno dovremmo riprenderci qualcosa da dietro. C'è qualcuno che è lì, comunque. Perfetto. TV9. Abbiamo perso l'obiettivo, bravo. Fermo ad aspettare che arrivi qualcuno, questo si fa anche ammazzare. Strano che non mi vengano a cercare quelli che stavano attraversando lì davanti, sinceramente. Ci pigliamo la flag da soli, eh. Se non vengono da me, non c'è problema. Davanti dovrebbe essere a posto, ma adesso ci arriveranno da E. Beninfiammiera. Ho fatto una cazzata, dovevo lasciarlo stare, o accoltellarlo. Se la coltelli da dietro lo one shot. Dai, vabbè, però già, boom, ha rotto i coglioni st'arma, la cambio perché veramente ho smirato un colpo, uno o due colpi l'ho smirati, però non entra. Era il grosso problema di quest'arma. Comoda, però lì non è possibile. Fammi prendere quella che era 8.25. Preferisco cliccare io, ma i colpi almeno finiscono dove devono finire. Come si riempivano subito di fango le armi così, di punto in bianco? Se passi dall'arma perfetta all'arma completamente infangata così. Mm.
No, no, no. Ok. Lì sono circondato, sto bunker. Oh, oh! E lo guardano! E lo guardano. Vabbè, raga, però aprite gli occhi, cazzo. È passato in mezzo a tutti sto qua, non se ne è accorto nessuno. Sto giocando con un team che sono un po' rintronati. Vabbè che ormai abbiamo perso, però cavolo. Abbiamo gente anche dietro. Vabbè, da tutte le direzioni. No, veramente, non stiamo tenendo più niente. 30 ticket e finisce lì. Alla fine proprio ci siamo fatti distruggere, una roba incredibile. Oh, ciao belli uomini, scusate questa intrusione, ma purtroppo la registrazione si era fermata. In questo momento la partita era finita, ragazzi, ho deciso di tenerla lo stesso, non buttarla via perché mancavano 30 secondi. Praticamente vi stavo salutando, quindi lo facciamo adesso in estemporanea. Vi saluto, ragazzi, e lasciatemi le vostre impressioni se vi piacciono questi gameplay su Battlefield 1 ogni tanto, perché ogni tanto mi piace tornare a farci qualche partita e so che tra di voi ci sono quelli che apprezzano anche i gameplay nudi e crudi vecchio stile. E niente, ragazzi, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.